Ciao, sono Majo, benvenuti nel mio canale e benvenuti in questo video introduttivo su Strange Horticulture, ovvero un gioco molto particolare nel quale saremo i padroni di un negozio che abbiamo appena ereditato dal nostro zio che vende piante particolari. Perché le nostre piante avranno degli effetti, si potrebbe dire magici, visto che riescono ad avere poteri che vanno al di là di quello che normalmente si riesce a fare con la botanica. Prima di andare a vederlo insieme però vi invito a iscrivervi al canale, mettere un like e adesso intro e gioco. Le stradine di Undermere sono strette e claustrofobiche. Non è raro vedere i piani superiori degli edifici accostarsi quasi fino a sfiorarsi, tanto che i vicini potrebbero affacciarsi e stringersi la mano, o, assai più facilmente, scambiarsi convenevoli carichi di disprezzo. Bella Undermere, andiamoci a vivere. Strange Horticulture è una piccola bottega situata lontano dalle vie principali, ma ha il vantaggio di essere uno dei pochi edifici di Undermere a trovarsi per conto proprio. Le piante, come avrai notato, hanno bisogno di luce, cosa che scarseggia nelle strade di questo paese. La bottega è recentemente passata a me, dopo la morte di mio zio. C'è moltissimo da imparare, ma ho una certezza. Le piante rare e insolite che ha collezionato funzionano davvero. Giorno 1, venerdì. Questo gioco è presente nel testo di piccole dimensioni, te la puoi ingrandire se vuoi, grazie alle opzioni. L'ho trovato, un estratto sull'elusivo cappello vagabondo. Vieni a trovarmi alla biblioteca di Ambleside e ti metterò al corrente di tutto. Ho persino scovato qualcosa sulla dendra dorata che credo possa interessarti. Simone. Postscriptum, dai a Elbor una bella grattatina dietro le orecchie da parte mia. Suoniamo la campanella. Penso di essere passata davanti a questa bottega un centinaio di volte senza essermi mai fermata a dare un'occhiata. Questo ci dice Victoria Gray. È un posto magnifico dove trascorrere la giornata, circondati dalle piante. Ho deciso di entrare perché ho una richiesta insolita. Di notte mi capita di sentire dei bisbigli dal piano di sopra, troppo fievoli per essere uditi chiaramente, eppure lì non ci vive nessuno. Le camere sono vuote. La mia curiosità ha avuto la meglio, voglio sapere cosa dicono. Ci vuole il papavero Giovannino. Ok. Quindi dovrei avere una sorta di enciclopedia. Ce l'abbiamo, il papavero Giovannino. Allora, papavero Giovannino, anche detto papaver Vallemedi. I vivaci petali di questo fiore possono essere messi in infusione. Posso essere messo in confusione? Rifacciamolo. I vivaci petali di questo fiore possono essere messi in infusione per ricavare un decotto in grado di migliorare notevolmente l'udito di chiunque lo beva. I fiori del papavero Giovannino sono rosso intenso e gialli al centro. Questo ci aiuta nel disegno e nei colori nel trovarli. Quindi, che cosa fa di particolare questo negozio di piante? Abbiamo delle piante magiche. Ogni pianta ha il suo effetto. Dovremo scoprire sempre più piante e avremo sempre più clienti che ci fanno richieste strane. Insomma, è un incrocio fra... mettiamola così, Papers, Please, ovvero il gioco dove facevamo i doganieri alla frontiera di Artoska, e un gioco dove c'è del mistero, probabilmente anche dell'investigazione più avanti, però adesso limitiamoci a trovare il papavero Giovannino. Allora, il disegno è questo qui, ci dice che i petali di questo fiore possono essere messi in infusione, quindi il fiore di papavero Giovannino sono rosso intenso e gialli al centro, direi che è questo. Lo mettiamo sotto la lente ingrandimento, a fiori rossi e una fragranza dolce. Ok, molto probabilmente è quello che ci ha richiesto. Usa pianta. Pianta identificata, ricompensa, pagina del libro, prendi. Nelle opzioni si può mettere che poi una volta identificata gli venga messo un tag. Quindi qui avremo, quando ci andiamo sopra, la etichetta. Clavillo, Marsilea clavis. Stando alle leggende, il clavillo può essere utilizzato per forzare qualsiasi serratura, per quanto complessa o sicura. Le foglie cuoriformi gli hanno fatto guadagnare il nome di chiave del cuore. Clavillo anche perché ricorda un pochino la parola chiavistello, chiavi in generale. Quindi clicca per chiudere e aggiungere al libro. Il libro lo possiamo rimettere a posto. Questo lo possiamo mettere a posto nelle lettere. Cioè abbiamo anche un'altra lettera. Pianta pericolosa, cresce sporadicamente sulle colline a nord-est di Backbarrow.
Ebbene, che resti segreto, questa è una cosa che abbiamo, ma di cui sappiamo poco, ci sono le etichette. Questo che cos'è non lo sappiamo ancora, la lente di ingrandimento ci consente di vedere meglio le cose. Questo che cos'è? La mappa di Undermer, ok, e le etichette e l'archivio, appunto, l'archivio che per ora non ci serve a una mazza. Quello che sta blinkando adesso è la voglia di esplorare, quindi apriamo la mappa. Sapevamo di dover andare alla biblioteca di Humbleside, quindi dobbiamo cercare queste Undermer. Oh madonna, troppo, Humbleside. La biblioteca. Allora, la biblioteca di Humbleside è uno dei luoghi che frequento più spesso. Simone, o Simon, la bibliotecaria, Simone a questo punto, è sempre disponibile, amichevole, e condivide parte della mia passione per le piante insolite. Oggi sfoggia un grande sorriso e non vedo l'ora di mostrarmi quello che ho trovato. Ok, prendi. Dendra dorata, Maurisca obitus. Si raccomanda al lettore di non ingerire la linfa di questa pianta. Alla sua consumazione labbra e vene si anneriscono e il sangue soccombe al miasma della dendra. Un modo tanto doloroso quanto certo di morire. Il veleno della dendra è talmente potente che persino a contatto con le foglie può risultare doloroso. Ai ai ai. E ci abbiamo anche il cappello del vagabondo in più rispetto a prima. È arrivato un altro cliente. Si riesce a mettere tutto in una schermata unica? No? È così e basta, ok, va bene. David Schaffer dice: buongiorno, oggi il tempo è davvero inclemente, ma è ottimo per le piante, eh? Ho una lettera per lei. Prendiamo la lettera, la apriamo. Gasford è un paese odioso. Mi hanno percosso, derubato e lasciato a morire lungo la strada. Dopo qualche giorno, proprio quando stavo iniziando a temere che la perfida avesse infettato il cuore di ogni individuo di quel luogo maledetto, uno sconosciuto premuroso mi ha salvato. Ho iniziato la mia riabilitazione nel bosco. Ah, si può zoomare, ecco perché. Ho iniziato la mia riabilitazione nel bosco a sud del paese, in compagnia di un gruppo di viaggiatori. Nell'angolo a nord-est del bosco mi sono seduto ad ammirare un fiore colorato che mi ha mosso alle lacrime ricordandomi la bellezza di questo mondo. Tornerò presto a Undermer. Un caloroso saluto, Amos Duncan. Ok. Facciamo pat pat al gattino. Avanti il prossimo. Gilbert Ames. Qualcosa ha turbato le streghe nel bosco. Non lasciano passare nessuno. Ho dovuto fare il giro lungo passando per Back Barrow. Back Barrow ci diceva qualcosa qua. Che c'è una pianta pericolosa. Oh, non mi sono mai fidato di quella sorellanza. A ogni modo, ora sono qui. Ho portato un fenneto del sud, anzi dal sud, per scambiarlo con un buchetto, buccetto elegante. Non so neanche se ne vale la pena, considerate le miglia in più che ho dovuto percorrere per arrivare fin qui. Lui vuole un buccetto elegante. Vediamo il buccetto elegante, la descrizione, se ce l'abbiamo. Buccetto elegante, eccolo qua. Citrum crispus. Si ritiene che le foglie arricciate della pianta, simili alla scorza sbucciata di un limone, abbiano dato origine al suo nome. Tra i diversi impieghi medicinali, il fiore del buccetto elegante viene per lo più associato alla cura dei disturbi cardiaci. Quindi è un qualcosa che ha le foglie arricciate. Ci mettiamo così e guardiamo se troviamo qualcosa dalle foglie arricciate. Quindi non è il fiore ma le foglie a dover essere arricciate. Però direi che non ce l'ho, probabilmente. Probabilmente non ce l'ho. Allora fermi, fermate il mondo, voglio scendere. Allora mettiamo a posto anche questo. Allora, credo che a questo punto Back Barrow, se lo trovo, potrebbe essere un'idea. Qua. Avvicinandomi a Back Barrow sento il ruggito dell'industria provenire dalla ferriera e dal cotonificio. L'alto forno ha un appetito smisurato di carbone, ecco, che viene consegnato quasi ogni giorno tramite la ferrovia a vapore. Provo pietà per i lavoratori sporchi di polvere impiegati in questo luogo un tempo pacifico. Sospetto che non mi attendano molte scoperte botaniche in questo luogo. Quindi niente. Ma io buccetto elegante non ce l'ho. Non credo, almeno non sia questo. Ricontrolliamo meglio. Forse è questo?
Sudore leggermente sgradevole, ma non soverchiante. Direi che non ne ho altri, quello più simile sembra quello. Era giusto? Boccetto elegante, pianta identificata, ricompense. Nuova pianta ottenuta. Abbiamo una pianta in più adesso, non so dove me l'ha messa, eccola qua. Buono. Arriva un altro cliente, Faye Swift. I miei sogni sono fatti più vividi. Ho visto una donna con il volto coperto da una maschera. Accanto a lei una creatura terrificante nera e scheletrica. La figura era alta e i suoi occhi erratici scrutavano il paesaggio. Pur non riuscendo a distinguerne il volto, i suoi lineamenti, potevo scorgere l'ombra dell'espressione. Ok, una risata. Ma non il riso gioioso di un bambino, un ghigno malato e terrificante che mi ha raggelata come il primo alito di un vento invernale. Nelle ultime settimane la situazione è peggiorata, ho bisogno di dormire. Allora, vediamo qua. Faye Swift crebbe con sua madre. Capitava di rado che il padre fosse violento, ma una volta fu sufficiente quando la colpì, spezzò la presa che aveva avuto sulla moglie, che fuggì nella notte stringendo a sé la povera Faye, ancora addormentata. Faye spesso fa sogni vividi e il pensiero che potrebbe essere la sola non l'ha mai sfiorata. Ha visitato Strange Horticulture alla ricerca di sollievo dei suoi incubi. Cronologia dei dialoghi, eccoli qua. Ok, questo è uno dei personaggi chiave. Che vogliono qua? Non c'è nulla che fa dormire? Ah, la Canfria di Bosco vuole. Canfria di Bosco, Camimum Silva. Il forte odore del bulbo di questa pianta ha potenti effetti soporiferi, che lo rendono un ingrediente comune nei sonniferi. I fiori della Canfria sono riuniti in una meravigliosa infiorescenza, rotonda di colore indaco. Ok, quindi deve essere azzurrastro. È fatto così. Direi che sono questi. Ok. Non è quello? Ai ai ai, erano indaco. Devo fare più attenzione, era Canfria del Bosco. Potrei ammazzarla la gente con quello che sto facendo. Ma scusami, che cos'è che è indaco? Ah, forse è questo allora. Eh sì, Anche sì, Canfria di Bosco, vai. E la prendiamo. Burro di valle. Vai, fantastico. E così va avanti la trama, cioè un gioco molto particolare, da prendere con rilassatezza, dove ci sono miliardi di cose da investigare, scoprire, curiosità. C'è veramente tanto al fuoco, ma è un gioco da vivere con molta pazienza. E questo era un video introduttivo, quindi se vi è piaciuto invito a mettere un like, commentare e condividere. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!